Mi è molto piaciuta il Plutarco D'Alema, le vite parallele Renzi-Berlusconi, perché io quando penso a D'Alema e Renzi mi viene spesso in mente quello che c'è in alcuni cimiteri di campagna, quelle frasi sui lumini. Io fui quel che sei e sono quel che sarai. Ora, naturalmente sia Renzi e D'Alema sono vivi e vegeti e molto combattivi, però D'Alema mi riferisco a quando D'Alema era capo partito. Quando D'Alema era capo partito, è stato Presidente del Consiglio, anche lui ha cercato un accordo con Berlusconi per cambiare la Costituzione, ha sfidato la CGIL e i Confederati in congresso del 97 a Roma, l'avete anche citato poco fa, aveva un rapporto complicato con i magistrati, aveva una certa insofferenza per i giornalisti, lui ha querelato De Bortoli davvero, poi ha ritirato la querela, della querela della Boschi con De Non Bortoli, c'è traccia. non sappiamo niente. Eh sì, Aveva appunto. sostituito la segreteria con uno staff e tra l'altro tutti quelli che fanno parte di quello staff, Velardi, Rondolino, Latorre, Minniti, poi via via Andrea Romano, Piercarlo Paduan, Matteo Orfini, adesso sono tutti chi renzianissimo, chi super renziano, chi renziano di comodo, chi renziano di opportunismo. Allora, dato che D'Alema è molto più navigato di Cicchitto. La domanda che gli vorrei fare sono due. Le domande sono due. Primo, quando si è accorto davvero che Matteo Renzi era un bugiardo, era contrario ai valori della sinistra, come ha detto anche questa sera? E due, se la generazione che lei ha guidato, perché lei è stato il protagonista dei 20 anni precedenti a quelli di Renzi, non ha delle responsabilità enormi nell'aver creato Matteo Renzi. D'Alema. Creato Matteo Renzi? No, diciamo, nell'avere consentito che Matteo Renzi si impadronisse del nostro partito, certamente sì. Sento talmente il peso della responsabilità di questo che sento il dovere di combatterlo. Insomma, siccome abbiamo contribuito a creare questo guaio, dobbiamo risolverlo, dobbiamo cercare di E risolverlo. quando è che si è Ma accorto? sto rispondendo. Cioè sì, prego. Sto rispondendo. E finisce qui il parallelo, perché la ricostruzione è divertente. Io me ne sono accorto pressoché subito, diciamo. Anzi, per la verità, io nella campagna congressuale non l'ho sostenuto, l'ho contrastato, l'ho combattuto, ho sostenuto Bersani, ho sostenuto Cooperlo, quindi non sono stato un sostenitore di Renzi in nessun momento, ho sempre stato un avversario di Renzi. Diciamo, naturalmente, quando è diventato segretario del partito, secondo una consuetudine, l'ho rispettato come segretario del partito. È anche vero che lui all'inizio ha suscitato grandi speranze, aspettative, che si sono tradotte anche nel risultato delle elezioni europee, così come è vero che poi via via quelle speranze e aspettative sono state deluse e noi abbiamo, il Partito Democratico ha cominciato a perdere le elezioni a Roma, a Torino, è stato un susseguirsi di sconfitte, referendum, questa è la verità. Quindi un momento iniziale di grande speranza e poi una lunga disillusione che ha portato ad una catena di sconfitte. Però c'è qualcosa di profondamente diverso. Noi siamo stati una generazione, a parte il fatto che la nostra generazione ha contribuito a fare delle cose molto importanti per questo paese, perché noi abbiamo preso nelle mani un paese che era sull'orlo del crollo, dopo Tangentopoli, dopo la grande crisi finanziaria del 94, eccetera. Abbiamo ridotto il debito pubblico dal 124 al 101%, abbiamo portato l'Italia in Europa, nell'euro. Abbiamo fatto delle cose. Qualcuno le potrà ritenere sbagliate, abbiamo fatto delle cose grandi che hanno segnato la storia del Paese e non c'è nulla di paragonabile nell'opera dell'attuale classe dirigente. Merito nostro avere governato con i Ciampi, con gli Amato, con una Questo, classe questo. dirigente di alto livello. Tutto Senta, questo è ha stato. dimenticato Prodi, ma forse.
Prodi è stato uno di quelli che hanno governato con perché Ciampi, dicono lei vuole rifare l'Ulivo, ma lei è quello che l'ha ucciso l'Ulivo. Ma chi? Vabbè, l'ha detto anche Renzi l'altro ieri. Ma alla appunto, direzione. E lei lo ripete come un pappagallo, è una stupidaggine, no, no, è una stupidaggine beh, no. colossale, diciamo. Beh. Che, adesso non stato, apriamo l'archeologia sul 1998, io sono stato quando lei disse Romano stai sereno. No, lei è uno stupido, perché io cercai di salvare quel governo, come è noto. Sì, e poi come è noto prese il posto, ma adesso non riapriamo. E chi lo fece cadere fu Bertinotti. E qualche giorno come fa... Come Alfano doveva far cadere il governo Gentiloni. E qualche giorno fa... Pisapia, che è un uomo onesto, ha detto si possono fare tante critiche ad Alema, ma io sento anche nei suoi riguardi delle calunnie, come quando si dice che lui ha fatto cadere il governo Prodi, io sono un testimone diretto del fatto che non è vero. E quindi, va bene, la ricostruiremo, diciamo, la ricostruiremo questa vicenda. No, dico però... questo, no, non c'è nulla da ricostruire, no, no, che comunque, è stata lei conferma una certa insofferenza, diciamo, per i giornalisti, però, quindi dimostra che lei e Renzi avete una certa insofferenza per le domande dei giornalisti. Io ho una totale insofferenza per le bugie. Va bene, va bene. Per le bugie, caro da Milano. Per le bugie, perché se uno dice le bugie deve essere in grado di dimostrarlo. Vabbè, adesso sarebbe... Allora, va bene. Un bugiardo e basta. Va bene, allora, senta, se l'alleanza a sinistra si scrive Pisapia ma si legge D'Alema, ha detto Renzi, allora non va bene. Ora, lei non crede, siccome adesso si discute molto della possibilità, insomma, gli elettori del PD in maggioranza sperano che ci sia un'alleanza con la sinistra del PD, lei non pensa di essere un leader eccessivamente... divisivo, cioè che impedisca questa operazione tra Renzi e Pisapia? Cioè c'è un problema personale D'Alema? Glielo dico perché... Tra Renzi e Pisapia, veramente Pisapia ha dichiarato ieri, l'altro ieri, ha fatto ieri una dichiarazione da Bruxelles molto ferma in cui ha detto che il Partito Democratico ha tradito le sue attese, ha fatto una scelta che dal punto di vista della legge elettorale lo porta verso le larghe intese e ha detto io intendo lavorare per unire tutte quelle forze della sinistra, del centro-sinistra che si oppongono a questa prospettiva. Quindi in questo momento, secondo Pisapia almeno, l'ostacolo è rappresentato dalle scelte fatte dal Partito Democratico. Cioè lei non pensa di essere un ostacolo all'unione tra Renzi e la sinistra, insomma? Perché c'è un problema di, parliamoci chiaro, c'è un problema di risentimento personale molto forte tra lei e Renzi. Ma io quanto non pesa nessuno... sulle possibili alleanze politiche questo che... odio personale? Mi scusi se uso questa parola, ma è quella che usiamo generalmente noi, insomma. Lei e Renzi vi detestate, no? Ma non è allora, affatto vero. Questo è un ostacolo. Io credo che la politica è politica e non ammette i risentimenti personali. Io ho avuto scontri politici e anche personali. Per esempio, quando me ne andai dalla guida del partito, proposi Veltroni come segretario del partito, con il quale avevo avuto degli scontri. Ma lo proposi perché ritenni che lui era la personalità più forte che poteva assumere questo incarico e perché la sua elezione a segretario del partito era un affatto di unità del partito. Quindi io non sono mai stato condizionato dal dissenso o non dissenso. Il problema con Renzi è che c'è un profondo dissenso politico e programmatico che non riguarda me, riguarda l'insieme delle forze della sinistra, perché io le cito quello che ha detto Pisapia. Pisapia ha detto noi vogliamo fare un centrosinistra sulla base di una radicale discontinuità di contenuti e di leadership. Però scusi D'Alema, è un modo elegante di dire... Però scusi D'Alema, Pisapia non ha detto esplicitamente che votava sì al referendum, ha detto non posso votare no, diciamo che ha votato sì. Stava possiamo dirlo senza prenderci degli stupidi anche per questa espressione? No, penso che Pisapia... Allora,
voleva costruire una gamba di sinistra che poi tendenzialmente, se si fosse fatto la coalizione, lei poco fa ha detto volevamo una legge che prevedeva le coalizioni nazionali, si sarebbe alleata col PD di Renzi per rifare il centrosinistra, perché il PD comunque è ancora un partito di centrosinistra, o sbaglio, non so. Adesso questo partito, questo movimento che si sta costruendo, anche per i soggetti che lei è poco fa elencato, cioè i comitati del no, lei in altre interviste ha detto Zagrebeschi, i professori, i giovani, la sinistra italiana, forze del sindacato, è una lista che andrà in fortissima contrapposizione con Renzi e con il PD. Allora, come si tengono insieme queste due cose? Cioè un partito che chiederà il voto contro Renzi, ma dicendo vogliamo rifare il centro-sinistra. Sono due cose che si tengono insieme in campagna elettorale, pensate di riuscire a spiegarle? C'è anche qualche accordo in corso alle amministrative? Alle amministrative in quasi tutte le... D'Alema è stato a Genova e lì svotano tutti insieme Crivello l'11 giugno. Io penso questo, che l'unico modo di rifare il centro-sinistra è sconfiggere Renzi. Su questo non c'è il minimo dubbio, perché Renzi oggi rappresenta il principale ostacolo alla ricostituzione del centrosinistra. Quindi è una lotta politica, quindi noi chiederemo voti contro Renzi. Per rifare il centro-sinistra, fare l'unità con il Partito Democratico. E le assicuro che c'è tutta una parte del partito, a parte che Renzi non ha detto agli iscritti al Partito Democratico che avrebbe fatto il governo con Berlusconi giustamente, secondo me, Orlando dice dovremmo fare un referendum tra gli iscritti, naturalmente non glielo faranno fare, ma c'è tanta parte del Partito Democratico che la pensa esattamente come me. Però c'è un piccolo problema. Pensa che per rifare il centro-sinistra bisogna battere Renzi. Durante la campagna congressuale Orlando, che è ministro del governo della Repubblica, ha detto Renzi è un leader che se non viene cambiato non consentirà mai che si ricostituisca il centro-sinistra. Presidente, ha detto Orlando, ha detto una parte del PD. C'è un piccolo dettaglio però, che Renzi ha stravinto le primarie, quindi al suo popolo del PD, che probabilmente sa anche quali sono le sue propensioni sulle alleanze, lo ha votato con il 70%. Questo è un dato che dobbiamo considerare. Sì, bisogna considerare naturalmente che ha votato esattamente 1 milione di persone in meno di quelle che avevano votato 3 anni fa e lui è passato da 1.850.000 voti a 1.200.000, il che vuol dire che con un paio di successi così si arriva a zero, diciamo. Cioè non mi pare in questo momento che sia un leader in crescita, anche nel consenso. Non vorrei parlare proprio degli italiani, non di Renzi, diciamo, anche se Renzi è un problema degli italiani. Facciamo un passo in avanti, poniamo che si è già votato e che voi siete entrati in Parlamento, perché mi ha molto colpito una cosa. Qualche giorno fa il Movimento 5 Stelle ha fatto un convegno alla Camera, lo Stato Innovatore si chiamava, e tra i relatori c'era Paolo De Ioanna. Ora il pubblico non sa chi sia, giustamente, ma Massimo D'Alema lo sa molto bene, perché era il segretario generale a Palazzo Chigi quando D'Alema era il capo del governo. Il mio stretto collaboratore, il che non stretto è passato collaboratore, con Renzi, il vertice della macchina amministrativa del governo. Che non è passato con Renzi, Ecco, non so se è passato con il Movimento 5 Stelle, ma è interessante che un personaggio così venga chiamato a fare il relatore a un convegno del Movimento 5 Stelle, come altri messaggi sono stati lanciati. Lei ha detto, se vado al Salone di Torino e vedo Chiara Appendino non mi viene in mente il fascismo. Allora la domanda è, per sconfiggere Renzi dopo il voto, voi sareste disposti ad appoggiare un tentativo di governo del Movimento 5 Stelle? Ma questo, io, il Movimento 5 Stelle è una realtà molto complessa e variegata, perché essendo un partito che non ha una tradizione, non ha un radicamento di carattere culturale, ideologico, contiene al suo interno istanze di populismo di destra, pensiamo alle posizioni che hanno sugli immigrati, ad esempio, e contiene al suo interno anche istanze popolari e di giustizia sociale. Poi io non sono d'accordo, ho dedicato una parte dell'ultimo numero della mia rivista
proprio al tema della lotta alla povertà, avanzando delle proposte un po' diverse rispetto a quella del reddito di cittadinanza. Però non c'è dubbio che quella proposta denota un'attenzione verso i più poveri che è sacrosanta. Quindi quella la votereste, per esempio? Io ho una proposta un po' diversa, d'accordo, che si chiama reddito di inclusione, adesso sarebbe complicato spiegarla, come però in altri paesi europei. L'abbiamo scritta, l'abbiamo presentata per iscritto, diciamo. Però su quello si potrebbe trovare un accordo, per io esempio, penso, su quel proprio, punto. Sì, il problema del Movimento 5 Stelle è il seguente, diciamo, che il Movimento 5 Stelle dipende, e da questo punto di vista non è dissimile dalle altre due forze politiche maggiori, dall'arbitrio e dal capriccio di un capo. Perché e da questo punto di vista, purtroppo, diciamo, la estrema personalizzazione in chiave autoritaria della politica italiana, e in questo vede una forte similitudine tra le tre maggiori forze politiche, che sono quelle che ci stanno dando questa specie di legge elettorale mostruosa. Quindi il Movimento 5 Stelle non è come la Lega, una costola di sinistra, come lei disse a un congresso della Lega di Bossi. Io dissi che, perbacco, nel Movimento 5 Stelle c'è un 28% degli elettori di 5 Stelle, secondo una ricerca interessante, sì, si definiscono elettori di sinistra e sono con ogni probabilità ex elettori della sinistra. Quindi che un pezzo del popolo della sinistra sia confluito nel Movimento 5 Stelle è un dato sociologico, un dato di esattamente come era. Senta. Quindi sì, il Movimento 5 Stelle è può essere definito una costola di sinistra. Definito. Era un'analisi. Ci dicono che quasi il 30% viene da Milano, perché lei è un. Mi dispiace di averla trattata in modo rude e inappropriato, diciamo, ma in modo renziano, è dai, un conservatore di leggende del passato, no? Ora io ho un po' di memoria, lei ha appena detto un paese dove nessuno si ricorda niente, adesso mi sta dicendo il conservo di leggende. Sono tutte, sono queste memorie sono filtrate attraverso un'opera di distorsione, perché io dissi, e feci un'intervista a Manifesto, è pubblicata, sta lì, io dissi, c'era uno studio della CGIL che diceva che gli operai votavano a il 65% degli iscritti alla CGIL, perfino alla FIOM, certo, alla FIOM, sì, sì, va bene, votavano per il, allora, possiamo, e quindi io dissi, no, è chiaro, chiuso, che una costola del movimento operaio è finita nella Lega. Presidente D'Alema, abbiamo concluso. Questo fu tradotto dicendo che io avevo detto che la Lega era di sinistra. Sta arrivando da Ciamaraini, le voglio solo chiedere una cosa per concludere. Qual è il più grave errore che lei ha commesso e che ha in qualche maniera danneggiato la sua carriera politica, secondo lei? Ma perché si dice che lei fa molta fatica a fare autocritica, no? Ma non è vero, ho scritto dei libri di autocritica, diciamo. Questo è del tutto falso, diciamo. Li conservo tra le mie cose archeologiche. E lui lo sa, perché appunto fanno parte appunto delle cose. È un cultore di archeologia. Esatto. Quindi io ho detto che l'errore più grave che io feci fu quello di accettare la proposta che mi fu fatta dal gruppo dirigente del centro-sinistra, torniamo lì, di assumere la guida del governo, dopo che, Prodi, era stato fatto fallire il tentativo di formare un governo Ciampi, che era la mia proposta. Senta, Presidente, un'ultima cosa, ma lei ovviamente da Ciampi tifoso lo ha scritto nelle sue memorie. E questo è vero. E questo non lo cita nessuno, perché siccome Ciampi è una fonte al di sopra di ogni sospetto, e in questo caso è a favore mio. Questo è vero, mio, glielo atto, contro gli scettici disfattivi. Lei da tifoso romanista, ovviamente ha visto il messaggio di addio di Totti, quando lui dice si spegne la luce e ora ho paura. Lei ha mai provato quel sentimento? Quello dell'uscita di scena? Scendo le scale, spengo la luce, adesso ho paura. Io sono uscito di scena, mi sono dimesso da Presidente del Consiglio, ho fatto delle cose, non ho avuto nessuna paura, mi sono rimesso a lavorare, a studiare. È molto diverso. Io ho assistito, ero lì,
ero allo stadio, come tanti altri tifosi della Roma, e mi sono commosso, ma è molto diverso, diciamo, il destino di un calciatore che non sentirà più il profumo dell'erba, come ha detto. C'erano delle cose molto belle nel saluto di Totti, rispetto alla vita politica. La vita politica è passione, non è la carica che hai. Però adesso lei si ricandiderà. È passione, vede da Milano, io ho fatto con la stessa passione il Presidente del Consiglio, il direttore di un giornale, che all'epoca era il quarto giornale italiano, il Ministro degli Esteri e il Presidente di una fondazione culturale. Si ricandida? Che era la stessa passione con cui diffondevo l'unità quando ero ragazzo. Si ricandida? La politica Presidente D'Alema? È passione, quella non passa mai. Si ricandida? Ma io non abbiamo proposto, ho proposto, e è stato, tutti dicono di essere d'accordo, che i candidati del nostro movimento, che probabilmente si chiamerà Alleanza per il Cambiamento, saranno scelti dai cittadini attraverso il voto in elezioni primarie. Si metterà in ballo, insomma. La risposta è sì.